un addio definitivo all'alleanza di centrosinistra con il PD, all'esperienza della giunta Lucini e anche all'assessore Bruno Magatti. Si è presentata così, con posizioni nettissime, la nuova alleanza di sinistra chiamata La Prossima Como, che diventerà una lista per le elezioni comunali con un proprio candidato sindaco ancora da individuare. Alla conferenza di presentazione erano presenti Fabrizio Baggi di Rifondazione Comunista, ma soprattutto, a marcare la distanza ormai incolmabile da Magatti, i due consiglieri comunali di Pacosel, Celeste Grossi e Luigi Nonessi, oltre al coordinatore di Sinistra Italiana, Marco Lorenzini. La parola discontinuità rispetto agli ultimi 5 anni dentro e fuori Palazzo Cernezzi è stato uno dei temi forti. La valutazione sulla giunta Lucini è una valutazione critica, ponderata ovviamente, non è una valutazione ideologica, ma questo ci ha portato a considerare che vi è una necessità assoluta di discontinuità con le ultime stagioni e anche con la stagione di Lucini. La Prossima Como nasce al di fuori di questa logica. La discontinuità vuol dire discontinuità con quella formula politica, con quei partiti e anche con quelle persone. Un addio al PD per diventare alternativa a sinistra, dunque. E tra i motivi dell'addio a ogni ipotesi di alleanza con il Partito Democratico in vista delle elezioni, Celeste Grossi ne ha espresso uno su tutti, puntando sui problemi vissuti nell'ultimo mandato in comune. Quello che principalmente ci ha visti distanti è proprio il metodo con cui questa maggioranza ha lavorato, che è stato a nostro avviso un metodo poco inclusivo delle differenze. È stato ancora Lorenzini, infine, a tracciare identikit e obiettivi della nuova forza. La Prossima Como è una rete di persone e soggetti politici, un progetto politico nato nella primavera dello scorso anno e non è una fusione a freddo tra partiti della sinistra, ma è il risultato di una collaborazione che negli ultimi 3 anni è stata proficua e ampia tra molti soggetti sociali che provengono dai partiti, dalle associazioni e dalla società civile. La settimana prossima inizierà la seconda fase, che è quella di costruire una lista che si presenta ad elezioni amministrative. Centreremo il nostro lavoro fondamentalmente sui quartieri di cintura e su una serie di elaborazioni che terranno al centro la questione della democrazia, la questione dell'inclusività, la questione della ridistribuzione in questa città.